Ora parlo di quello che succede dopo il matrimonio. Nel video precedente ho parlato appunto della zia che ti viene a rompere e dice: ma tu non ti sei sposato? Come mai? C'è qualcosa che non va? Tutti i parenti, i cugini che ti rompono, no, con questa cosa. Poi, dopo che ti sei sposato, magari anche il giorno del matrimonio stesso, cosa ti dicono? Quando ce lo fai un figlio? Quando ce lo fai? Aspetta, adesso vado a prendere la creta e te lo faccio. Io amo un'altra persona e quindi il risultato di questo amore è generare un nuovo individuo che poi con amore va cresciuto, educato, eccetera, eccetera, e non addestrato. Dunque, sequenza composta da 4, massimo 5 domande stereotipate. Quando ce lo fai un figlio? Numero 2, se fai il maschio, ma adesso ci vuole la femmina. Numero 3, se fai la femmina come prima, ma adesso ci vuole il maschio. Se hai due maschi, ovviamente ti dicono, ma adesso ci vuole la femmina. E tu dovresti rispondergli, ma scusa, me la mantieni tu? Per cui per stare in pace dovresti essere sposato e avere un figlio maschio e una femmina. Ma anche lì poi c'è una sorta di sequenza, poi si parte col lavoro. Che lavoro fai? Quanto guadagni? Che credo che sia una delle domande più maleducate e cattive che possano esistere. Quanto guadagni? Perché nella loro testa devono fare la classifica, quindi se guadagni tanto sei bravo, se no no, ma se guadagni più di loro, gli rode, perché devi sapere che alcune persone, anche qualcuna che tu reputavi amica, è amica finché non guadagni più di loro, finché non li hai superati. Perché alcuni proprio sono come i castori, passano la vita a rosicare. Quando hai acquisito un certo distacco che guardi tutto da fuori, questa sequenza di domande è talmente prevedibile che ti viene da ridere. Magari da giovane ti fa arrabbiare, ma ora ti fa ridere. E questo perché? Opinione personale. Perché per la paura del non conosciuto, le persone preferiscono una sequenza. Quindi la sequenza è laurea, eventualmente, matrimonio, lavoro, casa, figli, maschio e femmina rigorosamente, mutuo ovviamente, divorzio, cane, discoteca. Per cui la paura dell'ignoto gioca a molte persone un brutto scherzo, che è quello di aggrapparsi ad una sequenza. Ma se ti aggrappi a una sequenza, non vivi, diventi qualche cosa di prestabilito. E l'essere umano non è e non può avere qualcosa di prestabilito, sempre e comunque, altrimenti impazzisce. E infatti tanti lo fanno. Ricordatelo.